Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita, questa è la puntata centrale di agosto, eh, stiamo riproponendo un po' alcuni dei servizi più importanti che abbiamo realizzato durante quest'anno, oppure quelli più significativi, quelli che avete magari gradito di più. Eh, in occasione del Natale, ricorderete, ogni anno realizziamo uno speciale, un approfondimento. E cerchiamo eh, di portare nelle vostre case dialoghi con persone che hanno magari qualcosa di particolare da raccontarci e da dirci. Questo che stiamo vivendo ancora adesso, quindi anche magari durante questi mesi estivi, è l'anno della misericordia. Come sapete abbiamo affrontato in modo diverso durante eh, i mesi dell'anno le varie opere di misericordia e una di queste è Visitare i carcerati. Allora a Natale ci è sembrato bello eh, scegliere eh, come protagonista del nostro dialogo Romano Gromi che è il garante per i carcerati e quindi farci raccontare da lui la sua esperienza quotidiana di incontro con queste persone e anche di capire un po' qual è il rapporto fra il dentro e il fuori dal carcere, per cui ascoltiamo questo dialogo con Romano Gromi. Dal 2010 è il garante dei detenuti, siamo arrivati al suo secondo mandato che dura quanto una legislatura, insomma, quanto un sindaco. Sembrerà strano in uno speciale di Natale parlare di questo tema. Noi lo facciamo con Alberto Gromi che ringrazio tanto per essere con noi e scopriremo proprio nel corso di questo dialogo come non è per niente fuori tempo o fuori luogo parlare, parlare del carcere oggi. Innanzitutto mi piacerebbe che spiegassimo un attimo qual è il ruolo, lo spazio e la competenza di un garante per i detenuti. La dicitura ufficiale della mia nomina è garante dei diritti delle persone private della libertà personale. E questo è importante perché... La gente ha la convinzione che tutti i colpevoli debbano stare stiano e debbano stare in carcere. Mentre invece c'è una legislazione molto interessante poco applicata che prevede che la pena venga scontata anche fuori dal carcere, privato della libertà personale, ma in attività diverse, in strutture diverse dal carcere. Quindi il, il suo ruolo di garante, no? già, già eh, torneremo un po' nel corso di questo dialogo su quelle che sono un po' le contraddizioni sulla, sul mondo del carcere, le cose che magari si fa fatica a capire. No? Eh, quindi cosa vuol dire concretamente? Che cos'è che lei cerca di garantire per queste persone che sono private della libertà? Allora, una persona quando entra in carcere perde la libertà. Ma non perde i suoi diritti, i diritti costituzionali, i diritti che le leggi riconoscono a tutte le persone. Ad esempio alcune, alcuni di questi diritti sono attenuati, ad esempio la libertà di movimento in carcere è limitata, no? non può uscire. Ma tutti gli altri diritti devono essere garantiti. La libertà, la, il diritto alla salute il diritto alla cultura, il diritto alla libera espressione del proprio pensiero, il diritto al nome, il diritto all'identità, il diritto a, eh, ad avere rapporti con la famiglia, a non interrompere i suoi rapporti con la famiglia, eccetera. Tutti questi diritti sono importanti e devono essere salvaguardati. È difficile far capire. Ai detenuti, soprattutto agli stranieri, in che cosa consiste il mio compito. E è difficile in generale far capire ai detenuti che il mio compito è quello di garantire um, i diritti, non soltanto i loro diritti, ma anche i diritti della legge. Non so se riesco a spiegarmi. Um, io non posso, io non sono un volontario che cerca di. Um, attenuare eccetera eccetera. Se tu mi dici che ehm, la legge è ingiusta io non posso operare contro la legge. Io, e a volte è una sofferenza questa dover dire a un detenuto la legge è questa, io non posso fare qualcosa di, diver di diverso dalla legge. Però tutto quello che la legge prevede per garantire i diritti io lo devo realizzare, anche se non ho potere. Recentemente un detenuto mi ha detto: Ma che potere hai tu? E io ho detto: eh, Non ho nessun potere. Allora a che cosa servi? È difficile far capire. Allora ricordiamo, innanzitutto, facciamo un passo indietro, eh, che cos'è il carcere. Cioè, il carcere. È una struttura detentiva eh, dove si sconta una pena per un reato commesso, ma dovrebbe essere, e questo è anche il suo ruolo preponderante, un ruolo e un luogo di rieducazione, dove la persona che sta scontando una pena, che è privata di parte della sua libertà perché ha commesso qualcosa che ha danneggiato, la società o i membri della società deve però essere rieducato. Cioè, quello è un tempo che non deve essere un tempo vuoto, ma deve essere un tempo che serve a fare in modo che questa persona, quando esca, sia diversa da quando è entrata. È così? Questa è la teoria. In pratica, il carcere è un tempo vuoto. Ehm, la rieducazione... È un termine che molti non vogliono usare, parlano di risocializzazione, eh, perché il termine educazione e rieducazione in particolare non è di moda e quindi eh, viene rifiutato. Però, siccome lo usa la Costituzione, e io rispetto la Costituzione e parlo di rieducazione, anche perché l'educazione non è intervenire sull'essere di un altro imponendo la rieducazione è far sì che l'altro scopra qual è il proprio essere e lo autentichi allora in carcere oltre a scoprire chi sono devo scoprire eh, qual è il mio rapporto col reato Perché chi è in carcere, magari è innocente, non è vero eh, che tutti dicono di essere innocenti, perché quasi tutti riconoscono, io sto pagando. Però che rapporto hai? Comunque sia, tu sei accusato di un reato. Allora qual è il tuo rapporto col il reato? Il primo, il primo elemento della rieducazione è che tu diventi consapevole. Perché sei qui, prima ancora di renderti conto che ci sono le vittime, perché tu non ti renderai mai conto che c'è una vittima se non ti renderai conto di chi sei, che cosa hai fatto, perché lo hai fatto. Abbiamo toccato il tasto della rieducazione non soltanto perché è fondamentale nella definizione del carcere, ma eh, mi piace anche ricordare, anche se non ce n'è bisogno perché tutti la conoscono nella nostra città, però. Alberto Gromi oltre ad essere stato dirigente scolastico preside al Gioia da sempre è impegnato nell'ambito della formazione anche collaborando con l'università cattolica ma anche collaborando con il disagio con i giovani a disagio con i minorenni anche i carceri con i carceri minorili per cui sempre e comunque anche se in ambiti completamente diversi si è impegnato in settori dove l'educazione era centrale. Quindi eh, davvero credo che la sua figura e il ricordare questo ruolo nel carcere sia fondamentale. Dostoevsky diceva che il grado di civilizzazione delle nostre città e delle nostre società si legge dal carcere. Per cui noi cosa leggeremo oggi dovrei usare delle parole dure e non voglio, siamo a Natale. Eh, <coughs> noi abbiamo come spesso accade, una legge molto avanzata dal 1975. L'ordinamento penitenziario è veramente molto avanzato per certi aspetti. Eh, è applicata all'80%, anche perché è una legge che consente... Molte trasgressioni nel senso che la legge non impone, ma continua a dire ove possibile, di norma e così via, e quindi lascia una discrezionalità. E allora, e allora eh, le carceri sono luoghi molto diversi l'uno dall'altro e, e in Comunque in quasi tutti, ma io direi in tutti, eh, la persona è compressa, non è eh, aiutata a liberarsi. Questo è segno di inciviltà? Non oso dare un giudizio così, così pesante, però certo che cre io credo eh, di fronte a tutti i problemi che... Eh, si pongono, il carcere sta all'ultimo posto nella considerazione delle persone, della gente comune. Insomma. Infatti eh, molto spesso quando vado nelle scuole gli studenti mi chiedono, i ragazzi e le ragazze mi chiedono, ma con tutto quello che c'è da fare, perché si deve occupare proprio eh, dei detenuti? Io rispondo che per alcuni potrebbe essere... Il mio segno zodiacale, sono un, sono un sagittario, ma io rispondo sempre che eh, sono cresciuto nell'azione cattolica dove mi è stato detto il servizio, l'attenzione agli altri, e così quindi eh, è questo. Però certamente di lavoro ce n'è e, e, e i risultati sono minimi. Siamo nell'anno del Santo della Misericordia e noi stiamo anche come trasmissione ma in generale comunque la chiesa tutta è invitata a riflettere sulle opere di misericordia che sono corporali, fisiche e spirituali e ce n'è una che è visitare i carcerati allora credo che in generale credenti e non credenti soprattutto quelle fisiche eh, implichino tutte un'empatia che scatta nutrire l'affamato vestire l'ignudo credo che anche in questo periodo con tutto quello che abbiamo visto con queste immagini di questi barconi, di questi bambini, perfino ospitare il forestiero ci potrebbe venire spontaneo, ma visitare il carcerato secondo me rimane, come diceva lei, veramente all'ultimo dei gradini, no? ma perché? Proprio perché questa istituzione totale che è da sempre, anche fisicamente ai margini, a parte forse qualche vecchio carcere che è ancora in centro, come era un tempo il nostro, davvero tu non hai quasi percezione che esista e va bene così, cioè è una cosa che ci fa bene alla testa che sia staccato. Allora, perché non va bene questa cosa, ma soprattutto in base anche a quello che ci dicevamo prima dell'intervista, come approcciarsi al carcere? Allora, <coughs> visitare i carcerati è una cosa molto come dire che interessa molto, sono moltissime le persone che, che mi dicono ma non riesci a portarmi dentro? Ma non perché vogliono visitare i carcerati in genere, ma perché è un ambiente che incuriosisce. E allora io dico non è lo zoo dove vado a visitare eh, qualcuno che è in gabbia, a parte che è molto difficile entrare in carcere, quindi visitare i carcerati eh, è una indicazione. Io quando vado per i colloqui, ehm, quando vado per i colloqui il venerdì mi, mi pongo sempre di fronte a questo fatto. Non l'opera di Misericordia, visitare i carcerati, ma eh, Gesù che dice ero carcerato. E tu ti sei occupato di me, è questo, credo. Ci si può occupare dei carcerati anche fuori. Eh, però ci sono molte persone che entrano in carcere, molti volontari, e allora qui c'è veramente una grossa difficoltà perché in genere scatta la, la, la molla del poverino. Hai bisogno, io ti aiuto, io faccio qualche cosa per te. Io credo invece che il volontariato car carcerario abbia questa fondamentale funzione della rieducazione. Però bisogna stare molto attenti, perché anche nella rieducazione c'è la tentazione del poverino: adesso hai bisogno di essere rieducato. Le strutture, le. Gli eventi, le iniziative, io continuo a ripetere, e qui bisognerebbe fare veramente formazione per, per i volontari, devono servire alla rieducazione. Voglio dire, tutto serve perché in una situazione di, di vuoto totale, dove la gente passa ore nei corridoi senza aver nulla da fare, qualunque iniziativa va bene però fondamentalmente servono quelle iniziative che aiutano a fare la riflessione di cui dicevo prima cioè chi sono io che cosa ho fatto Co cosa voglio dalla mia vita che cosa mi aspetto eh, c'è una non so c'era sosta forzata Sosta Forzata non era un giornale come gli altri, non riportava notizie, riportava riflessioni. Eh, la scrittura autobiografica, ad esempio, e Sosta Forzata era, usava come strumento questo, è proprio il momento in cui tu scopri chi sei, come ti poni di fronte a, alla tua sofferenza, come ti poni di fronte alla persona che hai. Eh, a cui hai fatto del male, no, ecco c'è una volontaria che faceva un lavoro bellissimo con, eh, con eh, alcuni detenuti un po' particolari, eh, un corso di filosofia, che però non era un corso di filosofia, era, o meglio, era un corso di filosofia autentico, perché non, non studiavano la storia della filosofia, ma studiavano, lavoravano sui grandi problemi della filosofia chi sono, da dove vengo, che cos'è il bene, che cos'è il male, che cos'è la giustizia. Questo, secondo me, è fondamentale. Altrimenti l'intrattenimento serve moltissimo, ma non produce significativi eh, cambiamenti. Credo che un'altra cosa, soprattutto per noi, per noi che siamo fuori, per noi che magari non facciamo volontariato e magari non lo vogliamo neanche fare, ma comunque dobbiamo prendere atto del fatto che nella società esistono anche queste strutture e anche come cittadini dobbiamo preoccuparci che queste istituzioni svolgano il compito per cui sono state create, quindi quello della rieducazione, non soltanto della detenzione, sia importante anche a livello nostro mentale, quello di scindere. Eh, la persona dall'areato che ha commesso perché altrimenti non si riuscirà mai a pensare a vedere un percorso di recupero se quella persona sarà sempre associata al male che ha commesso o, o mi sbaglio allora la legge l'ordinamento penitenziario e tutto, tutti i regolamenti che, eh, che sono attorno ha questa preoccupazione, tant'è vero che io sono un esempio di questo, cioè il sindaco di Piacenza designa una persona che, rapportandosi con i detenuti, mantenga il rapporto con la società. Eh, una, delle strutture, una delle strutture che... Uh, realizzano questo scopo è il CLEPA, Comitato locale, esecuzione penale esterna, adulti, non esterna, adulti, Comitato locale, esecuzione penale, adulti. Uno che sconta una pena la sconta uh, eseguendo un, uh, un mandato, un, uh, qualcosa che ha stabilito il giudice, no? come viene eseguita come viene scontata questa pena. Allora tutti ci sono tutti i rappresentanti della società civile in questo comitato locale che dovrebbero, dovrebbero appunto portare eh, questo collegamento, realizzare questo collegamento tra la società e il carcere e questo è molto molto difficile e quindi, e quindi bisogna eh, Bisogna avere la forza di sostenere queste di sostenere queste strutture. Eh, noi abbiamo una fortuna qui a Piacenza che la stampa eh, ci dedica molta attenzione, ci dedica molta attenzione. E quindi ehm, le notizie poi escono, la gente può riflettere e, e, e valutare e capire. Ci sono grosse difficoltà anche in questo però. Per quanto riguarda la, la, la differenza tra il detenuto e la persona. Eh, scindere, come, come faccio io quando vado in carcere? Io non so mai che reato ha commesso la persona che parla con me. Eh, Qualche volta sono loro a parlarmene, ma, ehm, ma io non chiedo mai, non chiedo mai, per rispetto, perché bisogna lasciare che eh, siano loro a, a confidarsi, perché se io vado sapendo qual è il reato commesso rischio di avere dei pregiudizi perché è difficile vincere i pregiudizi. Ci sono alcuni reati che sono particolarmente odiosi nella, nella percezione dell'opinione pubblica. Io vedo che gli studenti, gli studenti accettano, tra virgolette, un omicida, ma non accettano uno stupratore o un pedofilo. Per questi reati, dicono, non ci può essere... Eh, non osavo usare questa parola, ma eh, è così: non ci può essere. E allora, invece, invece no, invece no perché dietro ogni, dietro, ogni persona detenuta c'è la persona. Io ricordo sempre un detenuto che mi diceva. Quando mi portano al, al processo in una città lontana da Piacenza, mi mettono sul cellulare la macchina della polizia penitenziaria che serve per i trasporti in una struttura molto, molto stretta perché sono chiusi dentro di sé. Io soffro, ho qualche cosa eh, perché io non ce la faccio, io non ce la faccio, io non ce la faccio, perché ho qualcosa qui, qui ho qualcosa che mi fa star male, mi fa star male. E io lo guardavo, perché vede, io sono un pluriomicida, quindi io ho molti processi, e tutte le volte che mi portano, io sto male, perché ho qualcosa qui. E io lo guardavo e timidamente ho detto, ma cos'è questo groppo che ha? È rimorso? E lui mi ha guardato e mi ha rimorso, come per dire, che cos'è il rimorso? Questo, questo, questa era una persona che era cresciuto in una struttura criminale, fin da piccolo. Nessuno gli ha insegnato le parole, perché l'adolescente deve imparare a dare un nome ai sentimenti. Diventa adulto quando ha imparato a dare un nome ai suoi sentimenti e alle emozioni. C'è chi questa cosa non l'ha mai imparata. E allora e allora eh, io dico io mi commuovo di fronte, è un pluriomicida, è vero, ma è una persona che non ha mai avuto nessuna possibilità, nessuna possibilità prima ancora che dal punto di vista etico, dal punto di vista psicologico, di crescere, di maturare, di realizzarsi. E quindi io mi devo porre davanti a lui nell'atteggiamento di attenzione, di ascolto. Non posso non pormi di fronte a lui in un atteggiamento di attenzione e di ascolto. Già all'inizio di questo anno pastorale a settembre abbiamo iniziato con una bellissima tavola rotonda al convegno dove era presente la professoressa Mazzucato, che lei conosce, con la quale peraltro lei collabora anche, che ha un po' sconvolto le tradizionali categorie mentali che noi applichiamo al concetto di giustizia eh, e quindi anche al concetto di pena. Eh, ci ha parlato di una giustizia che non sia più quella eh, compensativa alla quale noi siamo assolutamente abituati, ma ci ha parlato di una giustizia del lago e del filo, una giustizia riparativa, che credo sia davvero quella giustizia che interroga anche la persona, così come interroga anche la vittima dall'altra parte. No? Per cui crea anche una base di umanità che forse adesso manca. In, nel, nel momento della pena. E abbiamo introdotto in quell'occasione eh, un altro tema che stride tantissimo quando si parla di carcerati, che è quello del perdono. Allora, sgombrato il campo dal facile perdonismo, questa domanda, permettetemi stupida, che fa il giornalista appena commesso un reato, ma lei perdona, ecco, sgombriamo da questa cosa, parliamo del perdono serio, quello che richiede un percorso. E eh, quello che nulla toglie ciò che è stato fatto, ma che è, eh, come diceva la professoressa Mazzucato, il vero coronamento della giustizia è l'unico possibile coronamento della giustizia, capita a lei nel dialogo, nel rapporto con queste persone detenute, che loro facciano questa domanda sul perdono, che loro chiedano di essere perdonati, che loro sentano la necessità di essere perdonati o no? No. Non capita, no, almeno a me non è mai capitato. Io mi sono trovato a discutere con, ricordo ad esempio un detenuto che mi diceva, io sono un rapinatore, io ho rapinato non so quante banche, ma non ho mica mai fatto male a nessuno. Eh, se ho fatto del male, ho fatto del male... Alle, alle banche e, eh, e alle assicurazioni, ma benvenga. E io, abbiamo discusso molto questo detenuto mi ha mandato una, una lettera proprio in questi giorni, eh, ricordando queste discussioni e ringraziandomi per queste discussioni, io dicevo, sì, ma se io fossi stato in banca, quando lei rapinava la banca, Ancora adesso, magari a distanza di dieci anni, di notte mi sveglierei di soprassalto, non ci ha mai pensato a questo. Eh, allora non le ho mica fatto del male, perché, come dice lei, eh, è necessario un lunghissimo percorso per capire che ho bisogno di essere perdonato. Ma questo vale per tutti perché noi tutti i giorni giustifichiamo i nostri comportamenti e abbiamo bisogno tutti di perdono e tutti abbiamo bisogno di percorrere un cammino lungo. Nello specifico poi della giustizia riparativa, eh, la professoressa Mazzuccato è la, la coautrice di un libro che è stato pubblicato in, in questi ultimi mesi, che è stato pubblicato in questi ultimi mesi, eh, il libro dell'incontro. Senza che nessuno sapesse niente, in, assoluta, in assoluto anonimato, da sette anni ci sono ehm, terroristi, persone accusate che hanno pagato, eh, che sono state condannate per atti di terrorismo e vittime del terrorismo che si incontrano. E qui si tesse un filo sottilissimo e delicatissimo che porta all'incontro, all'incontro. Il perdono poi è un fatto assolutamente privato, assolutamente personale. A volte c'è, a volte non c'è. Ci sono forme di perdono, tante forme di perdono, tante forme di incontro. Eh, I familiari delle vittime, che sono riuniti in associazioni e così via, per primi dicono lo Stato non può, ad esempio per concedere la grazia, i familiari delle vittime devono dire di avere perdonato. Ma come può, dicono, lo Stato caricarci di questo ulteriore peso? È lui che deve sbrogliare la matassa e decidere se concedere o non, la, o non concedere la grazia. Non può sottoporre noi ad un ulteriore stress che già siamo vittime e dobbiamo anche dire se abbiamo perdonato. Questo è un fatto nostro, personale, privato. Però ci sono delle esperienze bellissime. Noi abbiamo fatto un incontro con due donne erano presenti gli studenti, due donne, la moglie di un carabiniere che è stato ucciso in occasione di un rap party da un ragazzo di vent'anni che era fuori di testa, gli ha dato una bastonata, è rimasto eh, in coma per mesi e mesi e poi è morto. La moglie, la moglie di questo carabiniere dice: Io ho odiato. Per lungo tempo, anche perché vedeva il marito eh, all'ospedale che non si riprendeva, il figlio che soffriva e così via, poi a un certo punto ho pensato, ma a che cosa serve questa mia rabbia? Mi sta rovinando la vita? Allora ho desiderato incontrare il ragazzo che aveva aggredito mio marito e poi di fatto l'aveva ucciso non è stato possibile, ho incontrato la madre. È nata una relazione di amicizia, di condivisione, della sofferenza, perché anche pensate ai familiari anche dell'assassino, che, che sofferenza, una madre. Hanno costituito un'associazione, amico Caino Abele, e vanno in giro per l'Italia a raccontare la loro esperienza e a invitare alla riconciliazione. Queste sono esperienze, ce ne sono diverse, sono bellissime, ma devono rimanere nel, eh, nel privato, nel, nel nascondimento, perché giocano tantissimi fattori che... La gente fa fatica a capire. Devo dire che quando abbiamo fatto l'incontro con queste due signore, ehm, era una, eravamo all'auditorium all della fondazione, che era pieno, pieno, pieno di studenti, un silenzio incredibile e finito l'incontro, gli studenti sfollavano e una delle due signore mi ha detto, hai visto, se ne vanno tutti in silenzio. Perché? Perché queste sono esperienze estremamente significative che ci danno tanta speranza. E anche il lavoro, il libro mh, della Mazzuccato e, e dei suoi coautori, eh, secondo me la, le persone lo dovrebbero leggere perché, perché ti fa vedere. La realtà della pena, della giustizia, e così con, con un occhio completamente diverso. La società non può invocare vendetta. Non può, ne, non può invocare vendetta, non può. Perché le persone devono essere recuperate come persone. Infatti, già appunto a settembre ci eravamo detti, dopo. Questo primo incontro con questi temi, che avremmo dovuto assolutamente continuare ad approfondirli, un primo passo lo abbiamo fatto oggi, ma sono certa che ne faremo anche altri perché, comunque, è un tema che davvero. Riguarda tutti e interroga tutti, anche chi non è direttamente coinvolto. Ma davvero, come membri della società, non possiamo non interrogarci su questo sistema, sul sistema penitenziario, sul sistema appunto del, dell'incontro, delle colpe. Del, è davvero qualcosa che non ci può lasciare indifferenti. Anche perché io non posso non interrogarmi sulle mie relazioni quotidiane con gli altri. E quindi, perché anch'io, lo ripeto, io ho bisogno di perdono tutti i giorni. Quindi non è una cosa eccezionale, è di tutti. Senta professore, noi siamo un po' alla fine di questo dialogo bellissimo che io vorrei portare avanti, ma eh, magari lo rimandiamo. Um, io chiederei a lei un augurio sulla base di tutto quello che ci siamo detti, uh, in prospettiva di questo Natale, di un anno nuovo e quindi magari anche di un occhio nuovo, a noi, ma anche alle persone che sono in questo momento in una struttura di detenzione. L'augurio è che ognuno di noi ritrovi la propria umanità, che ognuno di noi eh, sappia che la giustizia è sempre accompagnata: deve essere sempre accompagnata dalla carità, nel senso di caritas. Io ricordo un intervento bellissimo di Monsignor Monari che dice Dio eh, è iroso quando vede che la giustizia non è rispettata, ma subito dopo, subito dopo diventa un padre amorevole. Ecco, la giustizia e poi... Uso un termine che in questo periodo è un po' abusato, ma insieme la tenerezza, ma non la tenerezza del sentimento sdolcinato, la tenerezza della caritas, della vicinanza all'uomo, alla persona, al figlio di Dio. Ora ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Mario Poggi. Parlando ai propri discepoli, <coughs> Gesù esprime questo desiderio. Ecco, un'invocazione quasi, di eh, vedere acceso. Dentro alla storia, dentro alla vita, ma dentro al cuore dell'uomo, questo fuoco che è lo fuoco dello spirito, che è il fuoco dell'amore. E la forza di questo fuoco, che è il dono dello spirito che sarà effuso nella Pentecoste, è quello di trasformare la vita dei discepoli, di trasformare la vita delle persone capaci di discernere, capaci di scorgere, di cogliere all'interno della vita ancora una volta l'essenziale, ciò che è vero e ciò che è giusto. E la verità è proprio lui, è proprio Gesù Cristo, che dice il tutto della storia e il tutto dell'uomo. E attraverso il dono dello Spirito, che è possibile leggere e interpretare i segni dei tempi, ciò che dalla realtà, dalla vita, noi possiamo cogliere. E spesso quando facciamo una lettura della realtà che ci circonda, quando guardiamo, sfogliamo il giornale, la cosa che colpisce è sempre il negativo come non mai in questo tempo la violenza, l'odio, ma dobbiamo sapere andare oltre e saper cogliere il bene che è all'interno del mondo. Nonostante questo, ci sono uomini che vivono, che lottano, che soffrono per costruire una civiltà dell'amore. E allora i segni dei tempi che ci interpellano, che ci dicono lo sforzo, l'impegno, il cammino che abbiamo di fronte per poter eh, cogliere nella croce gloriosa del Signore Gesù, segno di contraddizione, davvero il segreto del cuore. Sapere discernere i segni dei tempi, saper cogliere ecco, questa vivificante presenza di Dio per la forza dello Spirito dentro la storia, per eh, vivere, per poter eh, essere eh, rigenerati eh, nella, dalla salvezza, per essere rigenerati nella salvezza dell'amore che attraverso il Figlio amato il crocifisso per noi ci è dato. Ed è questa croce il segno della contraddizione, ed è questa croce gloriosa che svela e rivela questo folle amore di Dio perché all'interno del fluire del tempo e della storia sappiamo cogliere la sua vivificante presenza d'amore per essere salvati, essere liberati dal nostro egoismo, dalla nostra chiusura. Eh, a volte dal gelo che abbiamo dentro per lasciarci davvero illuminare e riscaldare dalla forza del fuoco dello spirito. La nostra puntata termina qua, Io vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi ricordo che in occasione della solennità dell'assunta il nostro vescovo Monsignor Gianni Ambrosio celebrerà alle 11 in cattedrale a Piacenza mentre alle 18 nella concattedrale di Popio. È tutto, continuate a consultare il sito della diocesi, buona settimana, buone ferie e noi saremo qui puntuali sabato prossimo.